Buongiorno, grazie a tutti. Ancora una volta ringraziamo a nome mio e a nome di tutta l'associazione e l'amministrazione comunale perché ci ha dato ancora una volta fiducia alla società del Carnevale nel coordinamento della sfilata. Ringrazio i nonni perché se non ci fossero loro non sarebbe Carnevale. E soprattutto ringrazio veramente di cuore i maestri cartapestari perché sono loro l'anima del nostro Carnevale. Un grazie veramente di cuore a tutti voi perché veramente fanno sacrifici. Noi coordineremo con loro, con il comitato dei nonni, con Viviana Arraia, con la Prologo, tutta l'intera manifestazione e diciamo a tutti viviamo da protagonisti, non dobbiamo metterci da parte a criticare, poi le critiche le facciamo dopo, ma intanto viviamolo, poi ne parleremo. Grazie a tutti. Grazie e buongiorno a tutti. Io volevo ringraziare insomma l'amministrazione, gli organizzatori, il feedback per l'opportunità che ci è stata data. Niente, la serata di lunedì sarà, come già è stato ampiamente detto, visto la scarsità di fondi, però la voglia di fare le cose è tanta. Ci siamo spesi presso le scuole di ballo di Termini, dove hanno dato loro la loro disponibilità a esibirsi gratuitamente sul palco per insomma, pubblicizzare le loro scuole e nello stesso tempo per riempire la serata, visto che insomma, non è che possiamo dire all'amministrazione prendi 50.000 euro, facciamo venire il gruppo X, quindi dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo, appunto dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo, quindi con quel poco che siamo riusciti a racimolare speriamo che sia un bel carnevale. Buon carnevale a tutti, grazie.